A come amianto, l'ultima fatica di Ulderico Pesce è un libro, Frontiere del teatro civile, un libro che descrive la mutazione del teatro d'impegno italiano in questi ultimi anni e lo fa attraverso il lavoro di Daniele Bianchesi, Roberta Biaggiarelli, Elena Guerrini, Alessandro Langiu e lo stesso Ulderico Pesce. Un libro scritto da Letizia Bernazza. Molti degli operai della Breda si erano ammalati di mesotelioma pleurico e non avevano neppure i soldi per curarsi. Nico Paganelli, figlio di operai, il protagonista dell'ultimo spettacolo inchiesta di Ulderico Pesce, A come amianto. Vorrebbe fare il giornalista d'inchiesta e nel suo peregrinare alla ricerca di belle storie relative all'amianto incontra questa ragazzina, 18 anni più giovane di lui, che si chiama Maria, si innamorano i due. Dentro questo plot narrativo ci sono le ricerche che ho fatto sull'amianto più eclatanti. Abbiamo in Italia 32 milioni di tonnellate sparse per il territorio nell'indifferenza di tutti. Storie recenti, compreso il velodromo di Roma, demolito il 24 luglio 2008, in una nuvola di amianto. Siamo andati a vederlo al nuovo teatro Ambra alla Garbatella, nel caratteristico quartiere della capitale, in compagnia di Letizia Bernazza, scrittrice ed esperta di teatro d'impegno. Ha scritto Frontiere del teatro civile, edito da Editoria e Spettacolo, dove racconta e analizza il teatro di memoria. 5 diverse esperienze, tra cui anche il nostro Ulderico Pesce. Ulderico riesce a non far sovrastare in qualche modo nei suoi spettacoli il contenuto rispetto alla forma del teatro. È fondamentale nel teatro civile mantenere la centralità della formazione attoriale e dell'attore, quindi mantenere la disciplina, il training, un attore che sappia veicolare la forma e l'espressività del linguaggio. Quale giornale? Quale televisione si occupa degli operai della Breda che hanno il cancro ai polmoni? Il teatro è un atto pubblico, quindi per sua natura politico, però credo che ci sia una differenza sostanziale tra il teatro politico che si è andato delineando in Italia tra gli anni 60 e gli anni 70 e il teatro civile degli ultimi anni. Il teatro civile è un teatro d'impegno che vuole recuperare il rapporto con la propria storia e investigare la società senza avere però come obiettivo principale la trasformazione reale della società e della politica. Però, è l'indifferenza in cui